quello lì per aperto il sindaco che ho consegnato a Marco l'ufficio stampa insieme a un altro pubblico, in questa lettera che vi invito a leggere e che non vi leggo per brevità perché sembra troppo lungo a leggere, adesso spiego diciamo cosa il bilancio di un anno e le motivazioni per le quali non mi sento forse. Quindi rinvio la lettera tutto quello che deve essere detto senza che ci siano altre motivazioni. Quello che posso dire è che senz'altro non c'è nessun motivo di disaccordo né con l'amministrazione né con il sindaco, e anzi voglio ringraziare tutti i colleghi dell'amministrazione, la lettera comunque, il ringraziamento sono esaustivi per tante persone, io devo ringraziare. In particolare il sindaco che mi ha consentito di essere qui. Quindi questo ci teneva a dirlo per sgombrare il campo da qualsiasi punto. Io non faccio politico di mestiere, quindi a un certo punto arrivano le scelte. E questo è uno di quei momenti. Anche perché effettivamente rispetto a solo poco più di un anno fa la situazione del nostro comune effettivamente cambiata. Allora, perché alcune questioni, per quanto siano una valenza tecnica, siano possibilmente spiegate, ho consegnato a Marcello una breve nota sulla condizione del bilancio del comune di Parma alla data odierna, alla quale rinvio, dalla quale potete vedere diciamo, quella che è la fotografia attuale. E rispetto all'anno fa possiamo dire che a oggi non abbiamo fatture, i vari servizi del comune non hanno fatture da adesso. Quindi il comune di Parma ha adempiuto ai suoi debiti. Abbiamo ancora residui passivi per circa 127 milioni di euro, di cui circa 97-95 sono legati a fondi metro, partite legate, altri posti di lavori da in sospeso, altri posti particolari, per cui in effetti l'ammontare dei residui passivi oggi ha raggiunto una somma che è assolutamente gestibile e che sarebbe stata inimmaginabile soltanto un anno fa. Questo cosa vuol dire? Questo anzitutto lo dobbiamo, va detto, al provvedimento recente del governo, decreto legge 35, che ha consentito al comune di fare pagamenti per un importo che era inimmaginabile soltanto un anno fa. Quindi vorrei essere preciso, non stiamo parlando di casa, stiamo parlando di autorizzazione a effettuare pagamenti in deroga al patto di stabilità, che era una delle eredità della precedente amministrazione, cioè aver caricato questo comune di un importo di debito in conto capitale, il pagamento era incoerente con i limiti del patto di stabilità. Situazione che rischiava di portare al dissesto lento, perché se tutti i creditori avessero in quel momento, diciamo fino a pochi mesi fa, azionato decreti ingiuntivi nei confronti del comune, il comune di fatto sarebbe fracollato con esiti in modo di vedere insostenibile per la città. Questo atteggiamento sostanzialmente ha trovato un grosso aiuto in questo provvedimento del governo. Il comune ha chiesto 42 milioni di autorizzazione al pagamento, ne sono stati concessi 38 che sono stati già interamente pagati alla data del 30 giugno. A questo punto, se da qua alla fine dell'anno riusciremo ad avere ulteriori spazi finanziari, cioè la possibilità di effettuare ulteriori pagamenti in conto capitale, un importo di circa 15-20 milioni di euro, è possibile ipotizzare che già dall'anno prossimo noi ci troviamo in una condizione che un anno fa avremmo potuto solo sperare di avere nel 2016-2017, cioè alla fine del mandato del sindaco. Questo non ci deve indurre a facili ottimismi per una serie di ragioni. Primo, che il quadro normativo attuale non consente comunque di investire se non in condizioni che sono di fatto insostenibili oggi per il comune in genere e per il nostro particolare. Quindi dovrebbe cambiare il quadro normativo per poter avere diciamo, un respiro che dovrebbe essere quello giusto. Ma vedo che c'è grande attenzione a questo tema, abbiamo il sindaco nella giunta di bilancio, quindi confidiamo che queste azioni possano avere un ulteriore impulso a beneficio di tutti i comuni d'Italia, naturalmente, in maniera tale da consentire al paese di superare questo impulso. Sul fronte delle partecipate i risultati non sono stati quelli che avevamo valutato ad oggi. Abbiamo avuto diciamo, fondamentalmente l'intoppo di SPIP che ha causato uno stallo e un inferno delle questioni. Stiamo ora riprocedendo e confido che si possa comunque riuscire ad arrivare nel giro di qualche mese a stabilizzare le nostre partecipate, risolvendo quindi in maniera definitiva i problemi che sono stati ereditati da questa amministrazione. Da questo punto di vista abbiamo visto nei giorni scorsi i rappresentanti della Popolare di Vicenza che hanno dichiarato disponibilità a sostenere su stazione anche di fuori di qualsiasi diciamo, piano di STT,
abbiamo avuto segnali positivi dalla Cassa di risparmio riparo, confidiamo che anche mancamente banche intese salgono questa strada, in maniera tale che si possa, non dico voltare pagina, perché il peso di azioni amministrative fatte in essere negli ultimi anni graverà per molti anni. Però insomma senz'altro di affrontare il futuro con uno spirito molto diverso rispetto a quello che immaginavo di solo un anno fa. Quindi che altro dire? Mi sono trovato, ecco, diciamo che siamo arrivati quindi a un punto di svolta e a mio modo di vedere adesso potrebbe essere effettivamente il momento in cui c'è da far spazio ad altre persone, ad altre motivazioni, ad altri impulsi, e quindi è come se si fosse chiuso una fase o quasi chiuso, sarà chiusa probabilmente fra qualche mese. Però insomma, veramente rispetto a un anno fa la situazione è completamente diversa. Da questo punto di vista apprezzo che l'università abbia collaborato con l'amministrazione e si sia messa a disposizione il professor Ferretti, per quale auguro naturalmente ogni successo e ogni fortuna, con il quale collaborerò per quanto mi sarà possibile, per il passaggio del tuo consiglio e per tutto quanto fosse necessario, così come anche sarò vicino al sindaco in futuro, per quanto possa esserci bisogno, per non far mancare il mio sostegno. Credo che la città sia fortunata ad avere un sindaco come Pizzarotti, che sia la persona giusta che ci voglia in questo momento. Un ringraziamento, tu avete scritto tutto, però sono qua, insomma, i consiglieri del Movimento 5 Stelle, senza i quali tutti i provvedimenti che abbiamo portato in consiglio non sarebbero, non avrebbero avuto il motivo di esistere. Quindi grazie al loro entusiasmo, alla loro voglia, alla loro azione per quello che fanno. Grazie anche e soprattutto a quelli di assessori con i quali abbiamo lavorato in questi mesi di quadrivolati, insomma, sperando che il futuro possa essere più. Grazie a tutti i dipendenti dell'amministrazione e a tutte le persone che hanno lavorato nell'ambito delle società partecipate, amministratori, consulenti, sindaci, direttori. Grazie veramente ai dipendenti del comune, che sono, ci spiace aver visto il nostro comune raffigurato per vicende giudiziarie, insomma, che non sono state quelle che non tutte hanno detto. Allora tutto il mio ringraziamento e l'augurio amministrazione di poter proseguire la sua attività nel modo migliore e il mio successore di poter proseguire un contesto più sereno e fare tutto quello possibile.